Buonasera e ben ritrovati alla palestra Francesco Zizzi di Fasano per questa 17ª giornata di Serie A Beretta tra Junior Fasano e Palamano Trieste. Scendono in campo in questo momento le squadre con questo, potremmo dire, 0,5 tempo, più che il terzo tempo, consueto all'inizio di ogni gara. Ma andiamo a vedere quelli che sono i giocatori scelti e convocati per questa partita per le due squadre. Abbiamo Junior Fasano con Vito Poggio, con Leo Vinci, Simone Giannoli, Simone Giannoli, Leonardo Boggia, Emiliano Franceschetti, Gianluca Grassi, Davide Pugliese, Domenico Pinto, Carlo Sterpi, Davide Matarangelo, Riccardo Stabellini, Enrico Bearevic, Fabio Messina Capitano, allenatore Francesco Alfoni. Per gli ospiti invece soltanto per i convocati, Riccardo Pasanelli, Nicolò Zappetti, Enrico Antini, Giacomo Novati, Lorenzo Locelli, Alex Pernic, Massimiliano Di Naldo, Alexander Stojanovic, Diana Gojkovic, Luca Sandrini, Adam Bratkovic e Marco Di Quintin Capitano, allenatore Fredina Gojkovic, arbitreranno questa gara Carlo Di Visi e Stefano Maccaroni. Molti nomi che già conosciamo, immancabili e immancabile questa sera anche, come sempre, con noi. Ciao, buon pomeriggio, buonasera, anzi Vito Lamberti. Gara piuttosto interessante perché il Trieste viene da una bella vittoria sì sul Siracusa, ultimo in classifica, ma comunque una vittoria che lancia la squadra giuliana fuori dai bassi fondi della classifica, lontana dalla zona playout, e il Trieste che è alla ricerca proprio dei punti definitivi per evitare una coda spiacevole del campionato. La Junior che invece deve ripartire dopo il brusco stop in Coppa Italia e soprattutto la sconfitta di Leavis contro il Pressano, che ha anche rallentato la corsa in campionato. Junior che si schiera con la consueta casacca blu, maglia blu e pantaloncini bianchi. Il Trieste risponde con la classica divisa rossa. Partite le ostilità intanto con la Junior che gestisce il primissimo arco dell'incontro. Soliti saluti tra gli atleti delle due squadre, ed è Jørstam che gestisce il primo pallone, Junior che attacca con Pinto, Angiolini, Jørstam, Franceschetti, Notarangelo, Sperti, Vito Fovio. Questo set iniziale in formazione offensiva per la Junior, che ora manovra proprio con Sperti, che prova a fare tutto da solo, quasi commettevolo, però serve poi Pinto dall'altra parte e subito il grande intervento di Zoppetti. Vediamo invece come attacca il Trieste, Zoppetti, poi c'è Rovatin, Sandrin, Bratkovic, poi abbiamo Stojanovic e Visintin con un cambio, anzi era Nocelli, non Rovatin, con un cambio attacco-difesa tra Nocelli ed Aldini. Aldini che abbiamo visto sul fronte difensivo, invece consueto cambio in difesa per la Junior con Jørstam che lascia il posto a Bearevic, che si posiziona come sempre come al centro dietro della Junior. Attacco un po' macchinoso col primo della Junior, con la palla che comunque è giunta bene a Pinto, poi bravo il portiere ospite. Poi intanto tira al lato Nocelli, Vito, un inizio che ha visto già un paio di errori, non, solitamente si inizia un po' meglio, no? Sì, stavo riflettendo, in realtà l'altra parte qui ci ha provato Sperti in caduta, l'arbitro però lascia proseguire, effettivamente il contatto probabilmente era ormai per la ferma, sta ottimo questo tentativo a ricercare il pivot, bravo, molto bravo Notarangelo a intervenire, a evitare quindi il passaggio filtrante dall'altra parte. Si ritrova l'azione e poi Angelini mette la prima rete per la gara per la Junior Fasano. Dicevo Antonio, riflettiamo sulla classifica perché effettivamente il Junior Fasano che ha bisogno di questi due punti. Sassari e Pressano, perché poi Pressano al turno di riposo vanno una partita in meno e con una vittoria potrebbero raggiungere e agguantare quindi 27 punti della Junior Fasano. Non cambia moltissimo in realtà per il Trieste, che comunque ha due partite in meno, con due punti supererebbe soltanto i vicini di casa del Bolzano, insomma sarebbero comunque due punti importantissimi raggiunti in una trasferta che è da sempre molto molto complicata. Intanto dall'altra parte nel più classico del calcio balilla i rossi che attaccano contro i blu e c'è stato questo tentativo che però si infrange sul fondo, e adesso Fodio con la numero 16 ancora sempre a difendere i pali della Junior Fasano, prova a far ripartire i suoi con Angiolini che prova ad entrare tra le maglie, la selva di maglie rosse comandata da Visintin che si complimenta con i suoi, e sarà proprio Franceschetti adesso a permettere al compagno di squadra nella vita, potremmo dire, io sono i due estremamente affini in una serie infinita di giocate durante il corso di questa e della scorsa stagione. Intanto è proprio io che stiamo adesso per Angiolini a tessere ancora questa manovra di gioco
Bene lo svedese, dall'altra parte ancora Sperti che ha cambiato posizione, Angiolini provano a mobilitare le maglie della squadra avversaria che però riesce a difendere abbastanza bene, intanto ancora Angiolini viene fischiato con fallo. Sì, buona la difesa del Trieste che non lascia Varchi alla Junior, tra l'altro con Sperti che è venuto al centro non si è aperta neanche la strada per lo scalare sulle ali, almeno sull'ala destra. Da un po' macchinoso il controllo di Franceschetti che poi spreca un'occasione che si è arrivata comunque propizia. Questo è un errore abbastanza brutto da vedere, sì, anche se il primo controllo sicuramente ha pregiudicato poi la conclusione successiva. In questo caso esatto, Franceschetti ha preso palla in maniera abbastanza maldestra, è chiaro che nel momento in cui stava cadendo ha visto il portiere fare quel passo in avanti, ha provato a tirare alla meno peggio e la palla è finita fuori. Certo, ovviamente in quel caso magari abbassando leggermente il corpo, provando a metterla magari al lato del portiere, prendendosi un po' più di tempo con un po' più di lucidità, probabilmente sarebbe finita in maniera diversa. Sì, intanto vediamo se gli arbitri avevano fermato il gioco perché il ginocchio stava prendendo sangue Domenico Pinto, forse nell'occasione del tiro dall'ala precedente, e da regolamento è dovuto uscire per tamponare le pistassi. È entrato al suo posto Flavio Messina che si è schierato nella posizione di primo a sinistra, quindi sicuramente poi attaccherà come ala sinistra. Vediamo, altra parte ci prova Rovatin a inserirsi ma trova il fallo di Angiolini. Sandrin, Rovatin, un po' confusionaria la manovra dei due pivot tra cui Vicentini, non era chiaro insomma come stessero aiutando effettivamente. Sì, infatti hanno creato l'occasione a Rovatin a Sandin di tirare direttamente sì sul muro di Angiolini che non era neanche saltato, però non ha centrato la porta, era terminata abbondantemente alta sulla traversa difesa della porta difesa di Davito Fovio, quindi ora gioco fermo dall'altra parte con il terzo quarto fallo già subito da Pippo Angiolini, beccato più volte dalla difesa in maniera ovviamente più che corretta del Trieste. Ovviamente non si può certo farlo andare liberamente a rete. D'altra parte Sperti, Jörstam, Angiolini si propone, prova il cambio di direzione, poi serve Jörstam che carica la fucilata e traversa gol. 2-0 Junior dopo 5 minuti, punteggio basso oserei dire. Abbiamo visto diversi errori offensivi o a dirsi voglia buone difese in queste prime manovre d'avvio. Intanto fino a questo momento un buon Trieste anche in fase difensiva, è chiaro che quando prendi gol con un tiro così c'è ben poco da recriminare la difesa, però fino a quel momento comunque è una difesa che è stata più convincente nella fase offensiva per la squadra in maglia rossa, che è stata provata a cercare in questo momento. Bella la giocata, ma grande la parata di Fabio, tra l'altro non era così scontato perché comunque l'ala era abbastanza, era libera praticamente. Sì. Si è ricavato lo spazio, ha tirato una bella parata di Fabio con il piede sinistro. Sì, secondo me l'intenzione era di riscalare all'ala, poi si è trovato lo spazio davanti, sì, dal tiro, ha dovuto accelerare la conclusione. Fabio è uscito di tre passi e li ha murato. Di fatto funziona, Sandrin riesce a entrare bene in ritardo, qui la difesa della Junior che non chiude uno spazio vistosamente aperto e Sandrin ne ha approfittato in maniera più che ottimale. Angiolini dall'altra parte attacca velocemente la Junior, Jörstam, Notarangelo, serve Franceschetti, questa volta non riesce a agganciare la sfera anche perché ha commesso fallo da Bratkovic. Sì, tornerà in situazione presente, peraltro molto complicato per Fabio, sì, un portiere che legge sempre l'azione, ritrovarsi a doverla leggere in maniera diversa perché tutti eravamo convinti che dovesse scalare all'ala. Intanto però molto bravo Luca Sandrini nel tentativo di entrare, a ricavarsi lo spazio e a tirare con la mano destra sul palo opposto per il 2-1. Intanto adesso Junior Fasano, qui Angiolini atterrato. Il rischio è il giallo, sì, c'è il giallo per il numero 13 Di Nardo. Primo cartellino dunque del match. Partita molto corretta finora. Franceschetti rimette in gioco per Jörstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, va a terra Bratkovic, rischia anche qualcosina in questo caso. Sì, non la scusa temporanea, però perlomeno un altro giallo. Mentre Angiolini ancora per Notarangelo, controllo non facile, non era un pazzo, poi scala bene a Pinto ma
viene fischiato il fallo subito da Notarangelo, che aveva poi commesso falli, quindi per questo non è stato concesso passi in vantaggio. Sì. Sì, assolutamente sì. Notarangelo prova la sua classica manazione di sfondamento, bravi prima Aldini e poi il Rovatin a fermare Notarangelo, cioè alza il braccio del passivo Angiolini e sbaglia, palleggia sul piede di Aldini che viene ammonito per un fallo di piede involontario, però ha comunque fermato un'azione pericolosa da parte della Juve. Evidentemente involontario, comunque da regolamento è possibile la scelta. Intanto questo consente alla Junior di abbattere il passivo e di poter dunque riprendere con tranquillità. La tranquillità dovrebbe bastare perché dall'altra parte parte contro, viene subito Aldini, arriva Aldini velocissimo, tra l'altro palla in mano. Sì, diciamo che Pinto aveva tagliato al centro, che era rientrato intanto in campo dopo il problema al ginocchio, la ferita al ginocchio, aveva creato quello spazio per liberare un passaggio al pivot da parte di Iversam, che però ha cercato forse la via più spettacolare ma anche più complicata, infatti è stata preda la difesa del Trieste che poi si è lanciata messi in contropiede. Dall'altra parte Angiolini fermato, ancora alta da Bratkovic che sta facendo per esempio l'intervento al limite, sì, di Quintin è arrivato un po' troppo alto con il braccio attorno al collo, è intanto dall'altra parte ancora Angiolini per Iversam, eccolo Angiolini, tocca il muro, tocca Zoppetti e il Trieste salva ancora una volta l'attacco della Junior, salva l'attacco della Junior e può ora attaccare per cercare il primo vantaggio ospite dell'incontro. Ritmi sicuramente più lenti da parte del Trieste quando attacca a difese e attacchi schierati, a squadre schierate, rispetto alla Junior che invece cerca più la velocità, però sì, è importante l'efficacia, anche in velocità si è difesa molto bene il Trieste. Morovatin, ottimo il cambio di direzione su Franceschetti, poi Bearevic, anzi c'è la spinta di Franceschetti, abbiamo visto più il fallo di Bearevic, ma in realtà è stato Franceschetti al giudizio degli arbitri, infatti sì, non è convinto neanche lui per come è stato fallo. Noi il giallo ci sta, però forse era più a Bearevic che a Franceschetti. Esattamente, giusto il metro di giudizio, anche paragonandolo a quanto visto finora, un arbitraggio che mi sembra abbastanza commisurato a quello che è il tenore agonistico di una bella partita fino a questo momento. Intanto ancora il Trieste che prova a penetrare le maglie azzurre del Junior Fasano, ancora la finiscono a terra in due. Bearevic intanto, l'arbitro poi sì, e Di Nardo e Bearevic sono finiti entrambi a terra, c'è il giallo per Bearevic che arriva con qualche secondo di ritardo, sì. Ma lo abbiamo chiamato, diciamo. Ferma anche il tempo, c'è da asciugare probabilmente il parquet della palestra Zizzi. Peraltro una partita che scorre abbastanza velocemente con un bel po' di errori, perché tra l'altro 10 minuti 2-2, un risultato abbastanza ingeneroso, ma tuttavia una bella partita. Adesso staremo a vedere come si evolverà questo attacco del Trieste. Di Nardo che si è rialzato, insomma uno scontro fisicamente notevole tra i due, tra Di Nardo e Bearevic, due giocatori sicuramente che fanno del fisico la propria arma in più. Intanto potrà ripartire adesso il Trieste, sempre Sandrin, Di Nardo che va fuori, Sandrin ancora, corre il pallone, ennesimo tentativo comunque dall'altra parte, il palo che salva questa volta Fabio. Di Bratkovic che è andato anche bene al tiro, però poi c'è forse il fallo in attacco di Notarangelo che fa tutto da solo, poi c'è il 7 metri. Qui forse era più fallo di Notarangelo al monte dell'azione. Sì, sì, onestamente non comprendo questi 7 metri, ma credo che probabilmente l'arbitro abbia fischiato un po' perché c'era un fallo e ormai, cioè c'era un fallo, aveva tirato e quindi ormai doveva comunque fischiare i 7 metri del regolamento, ma effettivamente messo su una bilancia non so quanto avrebbe dato 7 metri. E adesso intanto vediamo il confronto solito, Jostam che non sbaglia, Zoppetti questa volta non riesce a intercettare, l'abbiamo visto comunque già nel corso di questi primi 12 minuti fare qualche intervento notevole, e dunque 3-2 per i padroni di casa. Adesso la Junior Fasano si ritrova a difendere e il Trieste a inseguire con Nocelli in cabina di regia, Sandrin ad
ancora Lotto che fa scorrere il pallone sempre per Giacomo Rovatin, che passa in posizione centrale, si alzano anche i primi fori della palestra Franco Zizzi. Intanto atterrato pesantemente Lorenzo Nocelli. Sì, da Jörstam, che non è comune vederlo sul fronte difensivo, no. Con Sperti che si accomoda in panchina invece questo attacco, questo cambio attacco difesa con sì. Beharevic e anche Pugliese pronto in rampa di lancio sui blocchi di partenza, mentre il Trieste attacca centralmente ora con Rovatin che va alla conclusione veloce, però centrale con Fovio che ha vita facile, poi Visintin che blocca Jörstam che si lamenta un po' col suo compagno Angiolini. Sì, comprensibilmente a mio avviso, cioè nel senso ha ragione, si sono un po' tutti fermati nell'attesa che l'arbitro fischiasse, ma effettivamente nell'ottica di voler attaccare con un uomo in più, cosa che potevano fare, giustamente dice Jörstam, se si crea lo spazio, fatti vedere, la palla arriva comunque, c'è comunque la superiorità numerica, comprensibile non aspettare la fischiata dell'arbitro, è un po' una... insomma un costume solito. Sì, anche perché la parola europea non prevede tante fischiate, stanno arbitrando bene in questo senso i due arbitri. Angelini per il Pugliese appena entrato al posto, che bella azione di Notarangelo, è bellissimo lo scalare da dietro la schiena per Sperti che si sblocca e realizza il 4-2 dall'altra parte velocissimo, arriva Bratkovic al tiro dall'ala destra e con un morbido pallonetto toccato comunque da Fovio riesce a siglare il 4-3. Aveva tirato praticamente da angolo quasi zero, sì, Bratkovic inventando un pallonetto assolutamente improbabile, credo improbabile anche per Fovio. Sì, infatti tornando... forse è stato più Fovio con la sua deviazione a porlo tra i pali, ovviamente sì. Involontariamente. Dicevi, Vito? Dicevo che tornando un attimo indietro rispetto al tentativo di prima di Lorenzo Nocelli, abbastanza regalato, sono un po' quelle azioni forzate, peraltro non sotto passivo, che a questo punto della partita andrebbero evitate. Intanto qui Sperti si lamenta, Franceschetti e Jörstam che allontanano l'avversario, evidentemente sì. Hanno visto qualcosa che lui sfugge. Sì, Bratkovic è andato a dire a Sperti che di aver un po' accentuato la caduta, il contatto con Visintin, e ci sono i due minuti per entrambi, perché poi Jörstam è andato a fare giustizia, sì, diciamo, sì. Allontanando Bratkovic dal suo compagno di squadra. Sì, diciamo Sperti forse nel contatto sì. Come da mestiere, no? Abbiamo un maestro in Italia che è l'ex junior Demis Radovcic, che praticamente è un esperto in queste giocate per indurre l'arbitro una fischiata, no? Sì. E quindi Sperti da buon ala, buon compagno di reparto, esatto, se poi tu pronto apposta. Avrà avuto modo di ispirarsi abbondantemente, non soltanto sotto questo aspetto, sì, anche sotto l'aspetto chiaramente tecnico. Intanto l'applauso che avete sentito per il numero 24 Stabellini, che è appena entrato, è un po' un oggetto misterioso, no? Da quando è sì. Un grande giocatore, abbiamo detto, sicuramente un'arma in più per la Junior Fasano quest'anno, ma non ha ancora... Sì, deve ancora entrare negli schemi della Junior. Giusto, sì. A titolo di cronaca, Jörstam è uscito abbastanza sorridente dal campo, appunto scambiando sul 5 con Bracco. Intanto Stabellini, adesso ne parlavamo un attimo fa, serve proprio Pugliese che prova ad entrare, poi cadendo in realtà con un movimento abbastanza anomalo prova comunque il tiro, la palla che finisce fuori, ma l'arbitro fischia dai 9 metri. E intanto c'è anche Sperti che sì. Permette di giocare con tutti gli effettivi, con il portiere Fovio in questo caso che è fuori dal campo. E intanto Angiolini adesso che prova ad entrare a farsi spazio, serve schiacciando la palla per Sperti che prova ad entrare benissimo verso l'angolo opposto e mette dentro il 5-3-2. Sì, sotto passivo la Junior trova una giocata importante con l'uomo in più, no, sì, con l'uomo in più in questo caso, perché esatto. Anche il Trieste ha un giocatore in meno. È bravissimo e intelligente Angiolini che ha palleggiato mandando un po' fuori tempo la difesa del Trieste e poi invece di cercare la conclusione magari in equilibrio precario ha servito Sperti ben posizionato con una prateria davanti nella sua classica posizione andando al tiro. Intanto ha fatto il suo ingresso Jan Radojkovic, figlio del tecnico Freddy Radojkovic, che ha visto entrambi ritornare in questi giorni ad allenarsi dopo, o meglio allenare e ad allenarsi. Bravo. Rispettivamente, mentre c'è la rete. Bravo qui Sandrin, perché Sandrin. L'abbiamo visto esattamente alle sue spalle, ha praticamente cominciato il movimento del tiro con il braccio alto, ha visto Fovio uscire, si è creato chiaramente lo spazio tra lui e il palo, sì. Allargando il braccio, anzi allargando l'avambraccio per il movimento del gomito, è riuscito con
abbastanza, potremmo dire, razionalità in quel momento a piazzarla tra il palo e il portiere della Junior Fasano, dunque per il 5-4. Sì, Sandi è la seconda volta che si inserisce bene tra due uomini di Juve, Sperti per Pinto, Angiolini dall'altra parte, si corre velocemente, Pugliese deve fare marcia indietro, ottima difesa ancora una volta del Trieste, poi Angiolini, il siluro, questa volta non propriamente preciso, Zoppetti che forse era schermato dal muro della sua difesa. Infatti è abbastanza goffo l'intervento, quasi no, a proteggersi dal pallone, è abbastanza anomalo. Sì, lo avrà visto pallone, l'ultimo secondo. L'avrà visto l'ultimo secondo, avrà tentato soltanto con un vano riflesso ad opporsi al tiro del numero 7 della Junior Fasano, Filippo Angiolini. Sì, diciamo dall'altra parte che Radojkovic in campo insieme a suo padre sono reduci dal Covid, quindi è tornato ad allenarsi in questi giorni dopo una sopra, vediamo in che condizioni fisiche sarà. Bratkovic dall'altra parte, Rovatin, Bratkovic cerca la volata, bellissimo la giocata di Rovatin che va alla conclusione, anzi era Nocelli con Fovio che fa il passo in più e va alla conclusione. Intanto, bravissimo Franceschetti, servito da rientrante Jörstam che fa un movimento a mezzaluna tornando indietro perché aveva il difensore davanti. Tra l'altro anche ottimo il passaggio in impostazione da parte di Stabellini. Sì, di Stabellini, non Jörstam. Ovviamente passiamo a descriverlo ancora una volta, veramente molto bello il movimento. Bravo soprattutto Franceschetti nel prendere il pallone e attraverso il movimento della torsione del busto, intanto la terra che la blocca Fovio, la torsione del busto è riuscito a prendersi lo spazio giusto. E sicuramente era importantissimo il sangue freddo mantenuto nel box to box, cioè nel senso la Junior è riuscita a concretizzare ognuno di questi passaggi senza farsi prendere dalla foga del contropiede e a capitalizzare il punto del più 3 al minuto 18. Nocelli dall'altra parte, Sandrin, Rovatin, Nocelli, Sandrin che ancora una volta trova una pratica davanti, questa volta è la traversa, regala il gol. Diciamo che non sta difendendo bene da questo lato la Junior. No. Per quanto bravo Sandrin e anche i suoi compagni di reparto a creare quello spazio. Sì. Alla quarta volta probabilmente qui si crea uno spazio del genere. Sei un fenomeno indubbiamente, ma un problema difensivo c'è per forza. Angiolini, intanto 5-1, palesissima con marcatura a uomo da parte di Rovatin per Jörstam che prova con qualche finta a liberarsi la marcatura. Stabellini dall'altra parte scarica per Franceschetti ma subisce il fallo di Di Nardo dei 9 metri mentre c'è il time out chiamato da Francesco Ancona quando sono trascorsi 18 minuti e 35 secondi di questo primo tempo, piccolo break anche per noi. Torniamo in diretta con questo incontro che vede la Junior avanti sul 7-4 con il possesso palla, si ripartirà da un 9 metri con Franceschetti sulla linea di battuta, riparte il cronometro, riparte la gara. Jörstam, Stabellini, Angiolini, Aldini, giovane atleta Giuliano che interrompe bene l'azione tentata di Angiolini e poi scambia con Jörstam, poi passaggio una look per Franceschetti che però aveva commesso invasione abbastanza vistosa, diciamo così. Può attaccare ora il Trieste, Sandrin, Rovatin, palla per Radojkovic, Sandrin ancora nell'inserimento, scivola a terra 9 metri a favore del
del Trieste. Trieste in realtà storica della pallamano italiana, una caterva di scudetti, Coppa Italia, Handball Trophy, Supercoppe, tornei, scudetti giovanili. Non è il momento più rose della storia del Trieste, ma però, sì, un blasone notevole derivante appunto dalla che storia incredibile. Una squadra che sta nell'ultima di sta rifondando, intanto abbiamo visto il tiro, Sandri questa volta centrale debole, facile per Fovio, intanto parte Stabellini, prova il cost to cost tutto da solo, forse poteva essere barriere anche una fischiata. Sì, però probabilmente sì, tra l'altro lui poteva anche scaricare, ma sì, questo, da qui si evince la voglia del giocatore comunque di mettersi in mostra. Dall'altra parte un tiro abbastanza potente, ma Nocelli, sì, senza nessun tipo di intervento difensivo. Molto rapido la partita con Angelini che scavalca bene e poi realizza una grande rete. Bravissimo Angelini che cresce con costanza verso un ruolo di primo piano, anche con la maglia azzurra. Quindi ora il time out è chiamato da Freddy Rajkovic, che ha avuto anche una bella esperienza alla guida della nazionale maschile. Sì. Dicevo, Vito, che il Trieste sta rifondando negli questi anni dopo un periodo di calo e conta comunque circa 250 allievi nella scuola, nella cantera della sua squadra a livello giovanili, e tra l'altro anche con dei progetti scolastici, coinvolge più di 1000 studenti nel triestino. È una realtà sicuramente fondamentale per lo sport giuliano, che ha anche nel basket un'ottima declinazione. Assolutamente, peraltro diciamo che gli indici demografici supportano una cultura che comunque analogamente appunto anche a Fasano, a Conversano, insomma, ma magari non potendo beneficiare di un fattore demografico così importante anche come quello di Trieste, permette quindi alla squadra triestina di poter contare su un futuro abbastanza certo, in virtù di un sacco di giocatori comunque che derivano, come dicevi, dal settore giovanile e da una tradizione anche storica, culturale, cittadina abbastanza importante. D'altra parte, insomma, c'è il nuovo che avanza, una Junior Fasano in testa alla classifica, che quest'oggi per ora conduce comunque per 8-4. Quando mancano ormai 10 minuti al termine di questo primo tempo, intanto si è ripreso anche a giocare dopo questo time out chiamato proprio da Freddy Radojkovic. Adesso quindi il Trieste che prova a spingere e a rientrare in partita in una fase sicuramente cruciale. Proprio Rovatin adesso si controlla in posizione centrale. D'altra parte ancora Radojkovic che entra abbastanza bene e mette dentro quindi il suo primo gol in partita, che vale l'8-5. Parte rapidamente Stabellini, ancora Angiolini, Yostam, la bomba e ancora una volta abbastanza goffo l'intervento di Zuppetti. Sì, ma questa volta è efficace. Ha chiuso gli occhi, ha messo le mani davanti, cosa abbastanza anomala diciamo per un portiere, ma questa volta, come dicevi, è efficace, anche perché il tiro di era sulla figura, abbastanza, sì, potente, ma dalle scarse pretese centrali è abbastanza prevedibile. Sì, è un momento un po' di appannamento per Yostam, che forse sta causando anche un po' un certo rallentamento anche da parte della Junior. Allora vedete, ora ai limiti dei passi questa doppia finta, poi la deviazione di Stabellini sul tentativo di Radojkovic, qui diciamo era veramente borderline, sì, sembrava insomma quasi un doppio passo calcistico di sì, una finta. Diciamo comunque che condivido quanto dici sull'avvio, che però c'è il passivo comunque, basta c'è il passivo. Deve tirare la palla che finisce fuori. Diciamo comunque che Yostam non è proprio il signor nessuno, anche perché il secondo della classifica capocannonieri con 96 reti segnate, escluse quelle di questa sera, il secondo solo a Federico Mazza del Castelmagnaco a 107 reti. Per insomma arrivare intanto all'altra parte Sperti che colpisce una incredibile e improbabile traversa. Sì, se veniva fuori il gol sarebbe stata un'azione un po' improbabile, ma comunque efficace. D'altra parte c'è il fallo in attacco di Bratkovic, qui Sperti bravissimo a posizionarsi e a prendersi questo fallo, sì, anche, questo se, anche se oggettivamente non si poteva non fischiare. Si poteva non fischiare. Preso l'esperienza, insomma, e si è lanciato Sperti in
tuffo ovviamente al primo contatto con Radojkovic, che insomma, però la palla era stata già scaricata all'ala, quindi diciamo si poteva pure non fischiare, però anche qui l'esperienza di Sperti, forse un po' di ingenuità da parte degli arbitri che hanno preferito fischiare per evitare di incattivire la partita. Intanto ancora dall'altra parte, bello l'intervento di Pugliese che aveva ricevuto casualmente il pallone da Giolini, che gli aveva perso del contatto con la presa con la sfera, che carambolata, Pugliese si è posizionato praticamente da pivot sulla linea dei 6 metri, poi molto bella la conclusione morbida. 9-5, cronometro fermo per asciugare il parquet. Sì, comunque tornando a un dato che stavo leggendo, Antonio, cioè la Junior Fasano ha segnato più di 140 gol in più rispetto al Trieste fino a questo momento della stagione, quindi questo la dice lunga comunque sui fattori e le strategie offensive, considerando squadre... diciamo una, togliendo una cinquantina, sì, viste due partite in più, sono comunque 90 reti circa, diciamo così, potenzialmente superiori, sia in maniera offensiva la Junior, che ha coniugato molto bene le sue potenzialità. Un buon dato, Antonio, quello della difesa però della Trieste, che sì, con 321 gol subiti al netto appunto le due partite in meno, dimostra quanto abbiamo visto stasera, una difesa sì effettivamente sei sotto di 4 gol, ma una difesa che sa il fatto suo in termini strategici, tattici. Sì, tra l'altro il Trieste che ha perso un atleta, Robertino Pagano, che è andato a giocare a Rubiera, è comunque una bocca da fuoco per la formazione. Sì, sì, Rovatin, dall'altra parte Radojkovic, fermato, questa volta efficace la difesa da Junior, che tra primo e secondo aveva un po' lasciato desiderare, soprattutto sul lato sinistro della difesa, con Sandrini che ne ha approfittato in tre circostanze. Rovatin, dall'altra parte Radojkovic, ancora limite dei passi, però poi c'è l'intervento dell'arbitro con il passivo che si alza. In questo caso vediamo Stojanovic, fa tutto l'arco, questa volta non viene contrastato e ha facilmente occasione per andare a realizzare. In questo caso, guarda, secondo me il successo è partito da così tanto lontano che effettivamente tra passi qualcuno difenderà, insomma c'era il passivo alzato. Invece nessuno è andato, sì. Sì, nessuno ci ha quasi pensato, ovviamente nulla ha potuto, anche poi un bel tiro tra l'altro. Sì. Prova a servire l'avversario, il compagno in posizione della sinistra, ma visibilmente sbagliando la traiettoria del passaggio. E dunque adesso il Trieste che può portarsi sul meno 2 quando mancano poco meno di 5 minuti al termine del primo tempo. E Rovatin. Sì, non è, anche questo non è una giocata qui che siamo abituati a vedere, no? A Jörstam. No. Prova adesso in maniera organizzata con ancora passivo alzato, serafica, comprensibilmente da parte degli arbitri il passivo. E qui intanto Radojkovic che prende ancora il pallone, prova a prendersi del tempo, non si è capito che sicuramente ha provato a servire Pernic, ma il pallone lo ha praticamente superato ed è ancora passivo, è sempre Radojkovic che però adesso dovrà tirare o comunque far tirare un compagno, infatti, così come appunto è avvenuto, sforando quello che il tempo permesso e il numero di passaggi all'interno del passivo. E rapidamente dall'altra parte il cambio di gioco consente, sì, Angiolini Pinto, e Pinto realizza, sì, prendosi tutto lo spazio possibile verso il centro per andare a cercare appunto funzione con lo specchio aperto, mentre ora il Trieste ancora che forse è a corto di fiato, perché abbiamo visto pesantemente l'anteriore ritmi, tanto di incappare per due volte consecutive nella stessa passione, la prima comunque conclusi con un gol, la seconda ora perde palla con Otarangelo, solito killer instinct, va a rubare palla, poi è Pugliese che concretizza portando sul massimo vantaggio la Junior, 11-6. Buona queste due azioni difensive della Junior, la prima inducendo al passivo e la seconda ora con Notarangelo che è andato a permettere il rubapalla. Sì, diciamo che la premessa del match è stata appunto una Junior che non sta vivendo il miglior momento della stagione, come abbiamo detto, questi però sono quei lampi che ci ricordano quella che è la Junior. Esatto, esatto, difesa e prima fase velocissima. Aldini prova a inserirsi, Stojanovic, Rovatin che ora gioca in posizione di terzino destro,
Edokovic fa tutta la parte, tira, traversa, poi c'è la rimessa laterale per aver toccato il soffitto, forse sotto fallo il tiro di Edokovic, però gli arbitri avranno comunque considerato l'aver concluso a praticamente comunque senza nessun ostacolo, quindi dando una norma del vantaggio. Bjerstam, Notarangelo, Casperti ora è in panca con Pugliese che è in posizione di ala destra. Bjerstam si alza, tira, traversa linea fuori e attacca ora il Trieste, prova velocità azione, Rajkovic, Stojanovic, Rajkovic ha un po' di spazio, poi glielo chiudo Franceschetti che poi diciamo gli mette un carico in eccesso nella difesa, però c'è sempre il 9 metri. Sfortunato in questo caso io stanno sulla traversa, sì. Il tiro è evidentemente imprendibile. Questo richiama l'attenzione dei suoi, Francesco Ancona che evidentemente non è contento di alcuni atteggiamenti, no? Un sì, di attenzione. La partita comunque adesso comincia a prendere una piega abbastanza buona per la squadra in maglia azzurra. Ancora Radojkovic il tiro e legge però benissimo Fobio, e dall'altra parte lancia Pugliese. Pugliese che la mette dentro, con Aldini che ha anche rischiato qui perché ha cercato, no, di fermare Pugliese con sì, un mezzo fallo, in caso si fosse concretizzato l'esclusione temporanea non sì, sicuramente sarebbe stata certa. Un minuto al termine, sì, molto bene, molto bene, sicuramente una scoperta positiva, miglioramento positivo, una conferma positiva. Radojkovic, Rovatin, Nocelli riesce a arrivare ora, finisce per terra, c'è il fallo commesso da Bearevic. Aldini, Rovatin, Radojkovic, potrebbe essere l'ultimo attacco del primo tempo per il Trieste. Rovatin da uno sguardo al cronometro, vuole prendersi un po' più di tempo, rischia di cosa che pensa riuscire a fare perché non hanno ancora alzato il passivo e mancano circa 20 secondi. Si alza adesso il passivo. Pernic, bella rete, 10 secondi, Pinto rapidissimo, Notarangelo dall'altra parte per Angiolini, ma non c'è nessuno in posizione di ala, si alza, serve il compagno, mancano 3 secondi ancora, Pugliese che va a buttarsi nella mischia e finisce qui il primo tempo con un tiro franco, sì, che riguarda la Junior. Non c'era molto tempo per organizzare un attacco, sicuramente non era il caso di chiamare il time out per vorrei per essere nella barriera contro Jostam in questo momento. No, che però voleva liftarla, lì ma anche il movimento, ma finisce 12-7, quindi senza particolari stravolgimenti e sorprese da parte del giocatore svedese. Ci vediamo fra pochissimo, noi solito aperitivo, abbiamo un attimo, ci allontaniamo, ma torniamo fra un secondo. A dopo.
sta per riprendere il secondo tempo, sono rientrate in campo le due squadre con la Junior in vantaggio per 12-7 al termine della prima frazione di gioco. Un primo tempo, diciamo, che è stato equilibrato nella fase iniziale, poi la Junior ha staccato gli avversari e ora può gestire il secondo tempo, però senza potersi appisolare, perché il PS ha le potenzialità per rendersi rifarsi sotto. Sicuramente una buona fase difensiva da parte del Trieste, tuttavia insomma la Junior Fasano in seconda fase già la conosciamo, come abbiamo già detto nel corso del primo tempo è evidente come non sia il momento migliore della stagione, forse un calo fisiologico anche piuttosto normale, Antonio, per la Junior Fasano, e probabilmente anche psicologico, perché c'erano un po' di aspettative. Arrivare alle Final Four di Coppa Italia prima in classifica probabilmente ti proietta, no? E ti mette in testa qualche sì. idea anche in caso di vittoria, così non è stato. Insomma, qualche scoria psicologica. Adesso si ritorna un po' con i piedi per terra. Non dimenticando però la prima posizione in classifica, 25 punti. Sì, intanto vediamo anche i risultati provvisori o alcuni definitivi. Il Bolzano che vince alla fine del primo tempo per 19-14 sull'Eppan, ha vinto il Conversano a Cassano Magnago per 30-25, poi Merano Carpi 26-23, questa è l'altra gara. Siracusa Rubiera invece si giocherà domattina. Meno uno quindi per il Conversano. Sì. Allo stato attuale, però, se consideriamo anche i due punti, se dovesse finire adesso, la Junior comunque sarebbe a 27 punti e comunque saldamente in testa alla classifica, ma così non è, c'è ancora un secondo tempo da giocare e un Trieste che probabilmente torna in campo con la spinta di Rajkovic negli spogliatoi. Comunque Trieste, che ricordiamo, non ha tutti gli effettivi, convocati soltanto in 12, e intanto adesso prova a tessere questa azione offensiva. Bravo Fabio. Sì, a negare a Pernic la gioia del gol. Sì, non ha tutti gli effettivi, nel senso che non è venuta con tanti uomini, però non ci sono assenze nella formazione giuliana. L'unico indubbio era Radojkovic, che però poi è riuscito a recuperare in tempo per questa trasferta. Mancano giusto un paio di giovani che solitamente finiscono al referto. Nocelli prende il piede di Bearevic, 9 metri a favore del Trieste, con Pernic, mentre ancora sistemano la pece sul pallone gli atleti di tutte e due le squadre. Si alza il braccio del passivo Nocelli, Bearevic ingaggia un coppa a coppa e si prende l'esclusione temporanea. Non ritengo che in questo caso Bearevic non possa lamentarsi. Sì. C'erano gli estremi per l'esclusione da 2 minuti, adesso va fuori. Tra l'altro è stato simpatico il dirigente, no, in panchina carapellese del Trieste, che aveva urlato i 2 minuti quando stava già andando, si è girato l'arbitro per dire sì, dammi il tempo di alzare il braccio. Peraltro, Antonio, farei una riflessione sul fatto che una grande quantità di attacchi del Trieste finiscono sempre in passivo, ma spesso per il ritmo blando che provano, insomma, a sì. mantenere in fase offensiva, non tanto per un confronto costante con la difesa della Juve. Sì, esatto, rallentano troppo il ritmo e si avvicinano con ritardo, diciamo, sì. alla zona calda dell'attacco, e questo poi viene pulito dagli arbitri. Forse è dovuto anche al discorso di non avere molti effettivi in panca, che costringe ovviamente a rallentare i ritmi per gestire 60 minuti, Vito. E intanto dall'altra parte la Junior Fasano che prova ad aumentare invece il ritmo in fase offensiva con Alvin Jostam e Filippo Angiolini, che prova a penetrare ma viene fermato da Pernic, che ha avuto un ottimo impatto sulla partita già nel primo tempo, adesso anche sì. in difesa. Comunque il numero 9 del Trieste sembra abbastanza in palla, adesso ancora Junior con Jostam, con Pinto che circumnaviga i propri compagni, serve Pugliese, ottimo nel primo tempo il numero 11 della Junior Fasano con Jostam, che adesso lo può provare il tiro, serve Angiolini che si alza, bellissimo, bellissimo, una grandissima conclusione a scavalcare l'intera difesa, supera Zoppetti, che oggi però potremmo dire non pervenuto. Sì, diciamo, non, a parte la prima bella parata su Pinto, il primo attacco sì. della Junior, poi non è stato molto efficace
il... Intanto Antonio ti interrompo perché si sta lamentando con la panchina, non è riuscito a vedere il tiro. È anche vero però che era dalla stessa parte del muro e, come tu ben sai Antonio, un passo a sinistra probabilmente avrebbe dovuto fare. Sì, esatto, magari non ci sarebbe arrivato ugualmente, però almeno avrebbe visto partire il tiro. Nocelli, Rovatin, Nocelli ha un po' di spazio, però poi Pugliese glielo va a chiudere. Applausi dal pubblico, sì, giunto, sì, qui, sì, a Presta Zizi per, okay, Pugliese. Insomma, oggi una gran partita per il numero 11, sicuramente sei in fase offensiva, ma anche adesso abbastanza concentrato. E intanto dall'altra parte ancora Nocelli per Rovatin, prova ad alzare finalmente un po' il tenore del gioco, ma ancora una volta è passivo, incredibile per il Trieste. E ora sì, c'è Franceschetti che si prende le scuse temporanee, questa volta... c'è stato il colpo effettivamente al volto, però i due minuti, era alle spalle, sì, non era non minuti. Poteva vedere sicuramente dove andava, no, a parare con il blocco. C'è un fallo peraltro che nel momento in cui è alzato il passivo evidentemente si alza la tensione in gioco e anche il ritmo della squadra che sta offendendo. Ovviamente un contrasto del genere mi sembra più che plausibile ed evidente, sicuramente era da 9 metri, ma ovviamente a mio avviso non tanto da fischiare un'esclusione per due minuti ai danni di Franceschetti. E ora con l'uomo in meno è rientrato Beari, ci è uscito Franceschetti di fatto, poi difesa in aria da parte di Jörstam sul numero 23 di Nardo, che aveva provato a inserirsi, fosse rimasto fermo sicuramente sarebbe stato, poteva essere anche fallo in attacco da parte di Trieste. Dice Jörstam con quei due passi, sì, indietro praticamente è andato a difendere in aria. Sacrosanti 7 metri, primo per il Trieste con Bratkovic che va a sfidare Vito Fovio, finta numero 1 e poi tra le gambe di Fovio, rete numero 8 per il Trieste che resta però a meno 5. Bratkovic bisogna scorrere un po' in realtà, ma è il primo del Trieste nella classifica dei marcatori alla posizione numero 24 con 56 reti, è comunque il miglior marcatore della squadra triestina. E adesso intanto è entrato anche Messina per permettere di giocare con tutti gli effettivi con la solita strategia del portiere fuori. E intanto proprio Pugliese ancora per Angiolini che chiama Pinto e gli dice dai ricordati che deve girare la palla, un po' si lamenta anche il numero 7, ora rischia il passivo l'aiuto, rischia il passivo. Intanto Angiolini prova ad entrare e l'arbitro fischia uno sfondo. In questo caso è stato bravo effettivamente il difensore a prendersi lo sfondo, sì, ma diciamo, era un po' al limite perché l'aveva già quasi superato. Sì, se diciamo l'intervento con la spalla ha pregiudicato l'intervento, esatto. È intanto ancora Trieste dall'altra parte con Nocelli, Rovatin, ancora Nocelli, rapidissimo, poi si schiantano Sandrin e Angiolini, tutto regolare per ora. L'arbitro aveva fischiato in realtà il fallo precedente, intanto due minuti probabilmente, vediamo per... No, era solo il tema. Sì, che l'abbiamo visto un po' minaccioso in realtà l'arbitro, era Bearevic che richiamava l'attenzione dell'arbitro per ripulire il parquet. E anche perché sappiamo benissimo che scivolare lì non è la cosa migliore, quindi gioco fermo per asciugare... ma è già terminata questa fase, si va abbastanza rapidamente, quindi è pronta a ripartire la gara. Sì, si conferma un po' un ritmo regolare che è lo stesso con cui è finita la prima fase di gara tra le due squadre, forse un po' più di agonismo, un po' più di tensione in campo, ma un ritmo abbastanza regolare. Adesso Nocelli in posizione di centrale, fa girare il pallone dall'altra parte per Sandrin che cerca Pernic in posizione di pivot, ma la palla che finisce nella terra di nessuno la raccoglie Fabio che prova a far ripartire i suoi compagni rapidamente. Franceschetti la schiaccia e mette dentro il 14-8. Sì, ripete il movimento che è stato felice nel primo tempo Franceschetti, a mezzaluna uscire da praticamente dai 6 metri e a riposizionarsi in maniera efficace aspettando al massimo i tre passi. 14-8 Junior, nuovamente massimo vantaggio, nuovamente più 6. Si alza l'applauso, il battimani ritmato da parte del pubblico della palestra Zizi. Nocelli, Bratkovic, vediamo come cambiano spesso di ruolo gli atleti, sì, della promozione giuliana. Bratkovic l'abbiamo visto praticamente da tutte parti, ora lo vediamo proprio come pivot. E ora è efficace la conclusione di Rovatin con Fovio che riesce a
neutralizzare in un primo momento, poi praticamente si porta la palla alle spalle della linea. Intanto c'è un cambio, Angiolini cambia giusto qualche vocale, insomma, sì. Angiolini per Angeloni. Mentre ci asciugare anche dall'altra parte. Quindi primo ingresso in campo per Angeloni, con Franceschetti che la sua volta lascia il campo per Messina. Abbiamo visto scaldarsi un altro nuovo acquisto della Juve. Sì, sì, volevo arrivarci al prossimo time out. Qui a destra Pugliese sta facendo bene, però anche esperti, però dare un cambio, dare anche la capacità, la possibilità di tirare da fuori con quello che sei per tirare tu, Gabriel De Santis, cognome tra l'altro che ha portato tanto lustro alla pallamano fasanese, pur sicuramente con rami familiari divergenti e di gran lunga, credo, forse. Beh, sì, sicuramente. Speriamo però che quantomeno sia un indicatore, così come lo è stato per Leonardo e per Paolo, due giocatori comunque molto importanti per la Junior Fasano, seppur appunto fratelli, ma tecnicamente e tipologicamente diversi. Staremo a vedere adesso il nuovo acquisto, che probabilmente potrà cominciare a giocare con i suoi nuovi compagni da marzo. Intanto adesso io stavo ancora in posizione di centrale, prova ad alzare il ritmo e Pugliese, bravo, ancora una volta in crociare il tiro, ma questa volta c'è il palo qui Rovatin al limite dei passi e intanto qui c'era il fallo, c'era qui c'era il fallo. Non mi spiego come l'arbitro non abbia voluto fischiare l'evidente fallo di Sperti, davvero abbastanza mortificante immagino per il giocatore del Trieste Rovatin, che peraltro bravissimo anche Pinto dall'altra parte, molto bravo Pinto. Diciamo Rovatin è stato molto bravo comunque a tenere testa ai diversi contrasti della squadra avversaria, poi il fallo di Sperti. Qui le proteste da parte della panchina del Trieste sono sacrosante. Ma, Antonio, che poi accade quanto abbiamo visto, cioè c'è evidente mortificazione, quasi la squadra avversaria smette di giocare, quindi un contropiede così rapido nella confusione genera poi magari da un gol non fatto a un gol subito. Ora c'è due minuti per Beharivic, crediamo, anzi per Pugliese, per aver buttato giù Bratkovic, diciamo, sì, questo era un po' un non c'era forse le scuse temporanee dettata anche per calmare le acque sul fronte ospite. Sono, sai come la penso, insomma, io ritengo che l'arbitraggio per compensazione significa sbagliare due volte, insomma, quindi assolutamente non è un metodo a mio avviso da percorrere, ovviamente. No, è sicuramente così, cioè bisogna mai percorrere, però intanto vediamo un buon arbitraggio comunque. Sì, comunque sì, dall'altra parte abbiamo visto esordire, è entrato in campo Riccardo Fasanelli, ultimo acquisto del Trieste giunto dal Noci nella finestra di mercato tuttora in corso. In verità ricordiamo che è un po' sempre aperto il mercato quasi, sì, da parte nella palla a mano. Fasanelli che ha fatto il suo esordio sabato scorso contro il Siracusa, ora entra anche sul parquet della vicina Fasano, vicino alla sua noce. Rovatin non trova una linea di passaggio, poi gliela intercetta Franco Messina, però recupera palla il Trieste. Rovatin prova a fare tutto, bravo, da solo, bravo. In realtà ha avuto una piccola finestrella in sottomano probabilmente quando ha preso la palla, e secondo me poi nel momento in cui si è girato, ha cominciato a palleggiare, un po' si è pentito, a quel punto ha detto boh, ci provo a trovare un'altra finestra, un altro spazio nelle maglie azzurre della Junior Fasano. Così è stato, molto bravo nella trazione del busto, nel riuscire comunque a dare forza al braccio e a metterla alle spalle di Foglio. Intanto vediamo Jürstam a giocare come pivot con Angeloni centrale, ora esce Jürstam trattenuto con la maglia, poi sale lì di perdere, riconquista palla, però subito fallo. Sì, è abbastanza strano vederlo giocare in posizione di pivot Jürstam. Ora esce, eccolo che viene fuori. Intanto ancora Angeloni adesso qui. Diciamo che ha cercato un cambio di direzione che però non, sì, non era molto funzionale, poi subisce un fallo che lo salva da una figura, poi questa volta insiste con un'azione macchinosa. Sì, due occasioni Angeloni. Sì, non ci sta a puntare e andare contro il primo, però devi avere un'esplosività che forse è più consona in nota arancio tra i tiri da Junior piuttosto che
in Angeloni, che ha altre caratteristiche. Beh sì sì, insomma, peraltro non fa dell'agilità la sua skill predominante. Ora difesa in aria da parte di Bearevic. Intanto abbiamo visto Rovatin che carica i suoi e Bearevic che era punta in aria. 10 minuti di questa seconda parte di gara e il risultato è 15-10 fino a questo momento, con un maggiore equilibrio probabilmente rispetto alla seconda fase del primo tempo tra Junior Fasano e Trieste. E adesso si procederà quindi con questo tiro dei 7 metri da parte di Bratkovic contro Fovio, il mancino numero 7-7. E la parata di Fovio, sì, che per poco non c'entrava anche uno dei due arbitri, e si prende gli applausi del pubblico. Bravo Fovio in questo caso, ricordiamo, stiamo parlando di un giocatore classe 1979, quindi stiamo parlando comunque di un'istituzione della pallamano italiana ancora in campo e ancora con questi ritmi elevatissimi. Performance straordinaria. E intanto Visintin, un po' anonimo oggi forse il capitano del Trieste. Buona invece la gara di Rovatin e Nocelli nei giocatori in maglia rossa. Sì, diciamo che si è cercata poco, si è cercato poco lo sì. Scalare verso l'ala sinistra. Ora prova a cercare Gloria andando a fungere da secondo pivot. Fa bene l'arco Radojkovic, traversa. Poi Fovio prova a lanciare spinto, ce la fa, però Nocelli viene saltato e Pinto sul primo palo. Efficace nella manovra, nonostante il tentativo. Bravo. Di immolarsi Nocelli a chiudere ogni bravo parte. Pinto, però sto quasi per rimangiarmi quanto detto su Nocelli. Qui non puoi difendere sì. In maniera così superficiale, devi evidentemente prendere l'avversario. Pinto non ha tirato scavalcando l'avversario, ha tirato davanti all'avversario in doppio appoggio, tra l'altro. Peraltro era in posizione giusta, cioè non puoi permettere a un avversario di tirare in quel modo. Intanto dall'altra parte ci ha provato ad entrare Rovatin, sì, ma aveva anche segnato, ma prima c'era stata la fischiata per un fallo. 11 minuti 35 secondi 16-10 il punteggio, con un costante più 6 più 5 che sì. Fanno tenere la Junior a distanza di sicurezza da un Trieste comunque comprensibilmente mai domo. Mentre comunque il tempo passa, quindi insomma 5-6 gol di scarto hanno un valore, un prezzo a inizio secondo tempo. Passato il primo terzo della seconda frazione di gara, sono tanto a voler giocare un po' con la matematica e il risultato permane sul più 6 da parte della Junior Fasano. Intanto adesso Rovatin, probabilmente il più convincente dei suoi, bella questa palla e anche il gol realizzato abbastanza sicuramente da Alex Perlic, che sì. Si mette dentro il 16-11. Sì, con Sperti che si lamenta perché aveva chiamato a quanto pare il mentre c'è 2 minuti per Pernic, forse per qualche protesta o per un'esultanza rabbiosa, non abbiamo ben compreso il motivo di questa. Intanto lo vedevo passare sotto la nostra postazione, continua a non esserci in campo Stabellini. Sì, diciamo che viene usato un po' col contagocce anche da coach Ancona, che forse non lo vede ancora pronto negli allenamenti, sicuramente ne sa più di noi. Quindi nuova parità numerica in campo, ora Pinto la scana, poi riesce a tirare la parata di Fasanelli e poi c'è la rimessa terra fuori da Juve. Per quanto Radojkovic abbia evidentemente toccato la palla con due piedi nell'aria, insomma, sì. Quindi, cioè, pronto, sotto gli occhi anche vicini. Qui, esatto, l'arbitro un po' disattento. Poi comunque posso fare un cambiato, sarebbe stato 9 metri piuttosto la rimessa laterale. Tra Pinto d'angolo zero, efficacissimo. Bravo, bravo Pinto. Non male. Sì, le due giovani ali. Beh, sì, cioè, sì. Pugliese che ha tirato anche la terzina. E appunto Pinto stanno facendo molto bene.
sì, non male. Bratkovic, la prestazione da parte del giocatore comunque della Juve, giovanissimo, classe 2001. Intanto finisce per terra, aveva percorso per due volte da destra a sinistra sulla linea dei 6 metri. Adesso l'Angeluri può buttarlo per terra, poi ha fatto Nocelli, fermato da Stavellini, però il posto palla è ovviamente ancora il Trieste, non c'è nessuno vicino. Si alza anche il braccio del passivo Bratkovic, punta Pinto. Ennesimo. Sì, Robatin, Radakovic finta su Fra Messina, poi va al tiro, ma sotto fallo. Beh, qui era evidentemente forzato, insomma, ci ha provato, sì. Un tiro che ovviamente non fa testo. Avevano tiro abbastanza bene, pur avendo una differenza d'altezza notevole, Messina esperti su Radakovic. Intanto l'arbitro, ancora il braccio del passivo alzato, e bravo! In questo caso Nocelli in, anche se da regolamento ha battuto da un punto di battuta che sì, non era quello, sì, come si fa, e poi Fabio si becca le scuse per aver protesto praticamente, sì. Ha preso 4 metri, il gioco era fermo dall'altra parte, e sì, non è effettivamente una giocata molto bella da vedere, abbastanza insolita, comprensibili tra l'altro le proteste del portiere della Junior Fasano, in quanto da regolamento Antonio è giusto, anzi spesso gli arbitri fanno ripetere in realtà la ripartenza dei 9 metri, o comunque sono abbastanza attenti sulla posizione. È un po' di stanchezza gli ultimi 10 minuti non positivi per la coppia arbitrale. Sì. Dionisi Maccavallo. Stabellini. Sperti. Stabellini, ancora loro due. Sperti fa tutto da solo, è bravissimo Sperti a puntare a Dokovic, lascia sul posto anche Sperti, viene da un momento non propriamente felice e oggi sta giocando bene, però, sì. Ovviamente sì. Sì, sì. Forse anche qualche problema fisico ha condizionato le sue prestazioni. Radakovic, Aldini, Rovatin dopo il possesso a parte di allora, vi sentiamo, vediamo le nazioni. Sibilio beffato dal pallonetto, qui un po' di inesperienza da parte del numero uno della Junior Fasano, quel passo in più non è uscito con le braccia alzate, ha dato proprio, come si dice, ha mostrato il fianco, no? Per utilizzare un termine, sì, gli ha mostrato da dove entrare, esatto, e ovviamente non ha sbagliato il giocatore del Trieste, qui tanto ancora Stabellini che prova ad entrare, Sperti adesso che tenta un tiro, viene murato, ma comunque scivola poi a terra il giocatore con la numero 10 della Junior Fasano, che riprenderà dalla giusta posizione questa volta richiamando i 3 metri con Albigno. Stabellini prova uno scavalcamento, entra e la palla che finisce fuori, ma questo è 7 metri, però questo è un vistoso 7 metri, sì. Non abbiamo capito, o non fischi niente o fischi 7 metri, diciamo. Sì, e esatto. Niente non si poteva fischiare, esatto, cioè, ti dirò, probabilmente avrei fischiato il nulla, ma sicuramente non avrei fischiato la 9 metri, sì. Comunque sì, hanno perso un po' la bussola in questa parte, forse niente di grave, anche perché la gara in questo momento non viaggia certo sui binari dell'equilibrio. Sperti. Stavellini. Si alza il braccio del passo Angeloni, rete di Angeloni, che sullo slancio va travolto anche Rovatin. 19-13, ultimo quarto di gara, siamo già dentro. Junior che ci entra col più 6, quindi anche ancora con un margine tranquillo, Vito. Beh sì, praticamente 14 minuti dal termine, più 6 diventa abbastanza comodo per una partita che comunque Antonio non è mai stata realmente in discussione. Intanto anche qui si poteva forse rischiare qualcosa, però ora perde palla, vantaggio e Rovatin prova. Bravo Fabio! Non sappiamo quanto è legale quello che sta accadendo, no, no, da una parte no. E dall'altra, cioè, no. È bello da vedere, ma non è palla a mano questa, esatto. Gli arbitri hanno per un attimo dimenticato che il gioco stanno arbitrando, non so cosa abbia, non fischiare Sperti, c'era una doppia clamorosissima, no. Ragazzi, questa è un'altra storia, probabilmente sono un po' confusi dalla palestra, sembrava Fuzza da un certo punto,
ma gli applausi sono tutti per Vito Fovio che alla veneranda età di 147 anni ancora fa queste doppie parate in contropiede. Passare confusi, se avete ridono i due arbitri, compiaciuti di una situazione un po' anomala, vabbè. E si riprende. Non depone bene per la palla italiana. Assolutamente questa. No, assolutamente no. È vero che è una partita che probabilmente ha ben poco ancora da dire, più 6 della Junior Fasano, ma un minimo di professionalità bisogna comunque mantenerla. Abbiamo visto. Una doppia che. Doppia, cioè, quasi tripla. Quadrupla. Intanto ancora Angeloni, tornando anche noi con un registro di minima professionalità, torniamo in cronaca con sì, intanto Angeloni dice che si interessa quasi della palla già con la testa a mare di Filippi. Intanto Sperti, Angeloni viene fermato bene, insomma, da Di Nardo, probabilmente il più dotato fisicamente degli avversari. E intanto mister ancora chiama questo time off, forse più per gli arbitri che per i giocatori in campo. Sì, forse hanno chiamato gli arbitri. Breve break pubblicitario anche per noi, a fra poco. Sta per riprendere l'incontro, siamo in corso di questo primo time out della ripresa, chiamato da Francesco Ancona Junior che attacca sul più 6, 19-13 il parziale, quando mancano poco più di 12 minuti al termine della contesa. Vediamo Stojanovic che si infila la felpa, forse non rientrerà più in campo. Fredo Messina sul punto di battuta. Angiolini non sa chi darla, da poi nota Arangio, hanno sbagliato chiaramente il lavaggio e i pantaloncini di Angiolini. Esperti, fa tutto da solo, viene buttata a terra, il colpo alla schiena, nuovamente il cronometro fermo, è caduto male Esperti, però si rialza in realtà, è riuscito fortunatamente a cadere sul gluteo, quindi probabilmente sarò più un spaventarsi, sì. Ancora un infortunio precauzionale, diciamo. Infatti Esperti sappiamo, insomma, ad abbondanza, non si sa mai. Intanto sicuramente il colpo è stato duro, No, indubbiamente, però ripeto, la fortuna è stata che si è riuscito a cadere sul gluteo e ovviamente è rimbalzato quasi su se stesso, e probabilmente questa sorta di rinculo, no, a proposito, ha toccato, sì, anche la parte lombare, sì, lombare. E intanto Donangelo, Diostama ancora, Sperti, bravo, è rapidissimo, che bella palla di Sperti per Pinto che la mette dentro, ma che bella palla di Sperti. Questa è stata veramente una grande azione sotto passivo della Junior, con Franceschetti che forse ha quel problema fisico perché è uscito per non far più ingresso in campo, lasciando il posto a Fredo Messina. C'è anche Grassi come pivot in panca. Bratkovic, Nocelli, Rajdokovic, Rovatin, poi la palla finisce a Visintin. Rajdokovic che manda due difensori al barco, una finta, poi conclude il sottofaro, non fischiano più gli arbitri, alternano. Ora Pinto viene placcato bene da Nocelli, sì, ancora una volta 21 che... anni in un lancio, la differenza d'età tra Fovio e Pinto. Mentre l'abbiamo chiamato, rientra Franceschetti, per fortuna scongiurate qualche problema fisico, l'abbiamo visto con la felpa accomodato tranquillo in panca, sì. 20-13 Junior, Notarangelo, serve Angiolini che poi la dà a Pinto che non può andare a conclusione, lo fa dopo, trova la parata di Fasanelli, poi torre spinta, reattivo Franceschetti,
a realizzare il più 8 junior, massimo vantaggio. Ora il time out chiamato da Freddy Rajkovic. Questo gol forse mette definitivamente il sigillo, se mai ce ne fosse bisogno. No, ma infatti Antonio, eravamo in realtà già convinti dal più 6 praticamente 4 minuti fa, insomma, di quello di un probabile esito della partita. Andiamo, Antonio, invece a dare un'occhiata dalle altre parti d'Italia, come siamo messi, anche per capire un po' gli sviluppi. Sì, a parte le gare già concluse, quella di Conversano vittorioso a Cassano e il Merano che ha vinto sul Carpi, vediamo la partita molto bella tirata tra Bolzano ed Eppan, 27-25 il parziale a 10 dal termine. Sì, peraltro insomma una bella partita e un derby che sempre interessante come quelli di Alto Desini, sì. Poi l'Eppan forma compagine Maidoma. Intanto rientrano in campo i giocatori e tra l'altro adesso abbiamo Stojanovic che sì, torna con tutti gli effettivi, perché avevamo visto dei movimenti alla panchina ma erano gli stessi che poi sono usciti dal campo per entrambe le squadre. Intanto qui l'arbitro richiama il collaboratore giovanissimo per asciugare il parquet. Sì, ricomincia il caldo e ricomincia anche l'umidità, che giornata primaverile oggi, un sabato primaverile qui in Puglia a Fasano, e luogo in cui probabilmente i giocatori del Trieste hanno anche potuto godere di un clima sicuramente mite, potremmo dire meno ventoso rispetto a Trieste, insomma, che arcinota per i suoi venti perenni. Intanto ancora Nocelli fa girare palla adesso Stojanovic, bello questo ingresso da parte di Stojanovic, un po' macchinoso probabilmente, però efficace, è riuscito ad entrare, sta passando abbastanza bene l'avversario. Sì, diciamo anche Franceschetti non è stato molto lesto sulle gambe, mentre prova Angiolini a cercare l'ala, ma poi riesce a trovare conclusione dall'altra parte Esperti, che però prende la palla dopo aver forse commesso una mezza invasione, così Oveglia lamenta, sì. Si lamenta con i suoi. Erano già praticamente tutti in attacco, o per il gol o per la parata. Non puoi lasciare Carlo Sperti così da solo sui 6 metri. È assolutamente ingiusto nei confronti comunque del portiere, che aveva fatto anche in quel momento una bella parata e un ottimo riflesso sulla palla che comunque stava finendo in rete. Stojanovic, Nocelli. Fa tutto da solo, poi scambia con Rovatin. Stojanovic cerca un varco, poi la scarica a Nocelli. Ora difende bene a Junior, poi servito Rajkovic che trova, bravo, una risposta da parte di un certo caso posto. Se la tiri così, poi bravo comunque Fovio a chiudere bene il primo, sì, palo, era entrato, bravo anche in collaborazione col difensore, effettivamente in maniera abbastanza laterale rispetto al punto di vista allo specchio della porta, semplice quindi per il numero 16 della Junior metterci una pezza. Angiolini, Irsam, Notarangelo che può andare da solo, poi cambia mano, va quasi a cercare la meta ma viene fermato da Nocelli. C'è anche il cronometro fermo quando mancano 8 minuti e poco più al termine della contesa, più 8 junior, 22-14 Junior che attacca ora alla ricerca del più 9. Franceschetti sul punto di battuta, pronto a riprendere non appena questa procedura di pulizia da parte, sì, di questo simpatico operatore, però riprende il match 22-14 e quasi 22 minuti adesso Franceschetti, io stava quasi artistico questo movimento, sembrava quasi, no, una coreografia di danza. Sì, abbiamo visto, super efficace, abbiamo visto il pattinaggio sul ghiaccio alle Olimpiadi in corso, sì, il pattinaggio artistico, abbiamo visto qualcosa di simile. Nocelli,
dall'altra parte Stojanovic, ancora Nocelli, i due se la scambiano nuovamente, la terza volta. Poi servito Rovatin che entra bene, la tocca Fovio tra testa e braccio. Beh, direi che comunque mancano 7 minuti e mezzo alla fine, ma probabilmente del Trieste un'idea sul migliore in campo c'è, no? Rovatin, sì, sì, fatto una grande partita quest'oggi. Sì, insieme anche alla prima frazione di... dall'altra parte c'è l'invasione di Franceschetti, diciamo anche Sandrini nella prima frazione ha giocato molto bene, poi è un po' scomparso, non è stato molto tirato in casa, è proprio uscito, forse è un problema fisico per lui. Tanto ancora Trieste che prova comunque ad onorare la trasferta così distante. Qui uno sfondo, sì, segnalato a Bratkovic, poi Fovio con un passaggio efficacissimo, palla, raso terra quasi, poi... bella parata da parte di Cosanelli, però è qui Pinto, prova ad entrare, un intervento quasi scivolata da parte dell'avversario. Attenzione, qua i due arbitri non hanno capito cosa è successo, in teoria è rimessa il tiro dall'angolo, sì, rimessa dall'angolo, invece viene da... Peraltro a mio avviso c'era anche il fallo su Pinto perché era entrato abbastanza violento, probabilmente in maniera involontaria. Tra tutte questa forse è la soluzione che meno comprendo. Però, no, non abbiamo, forse non ho visto una deviazione che non abbiamo. 23-15. Quindi per il Trieste. C'era stato un bel lancio, Antonio, di Fovio, non abbiamo avuto quel tempo di commentarlo. Sì, bellissimo, con Franceschetti che non è riuscito a concretizzare. Poi Nocelli perde palla, la riconquista, però questa era sicuramente meno doppia di quella di prima. Infatti. Angiolini ha spazio davanti a sé, un controllo non efficacissimo, poi bravissimo tra l'angelo a servire Franceschetti, arresto e passaggio, più 9 junior, 24-15. Togliano c'è l'altra parte, non riesce a concludere sulla testa di Sibiglio che è entrato in campo per questa chiamiamola passerella conclusiva, circa la fine, mentre Sperti era liberissimo, non l'aveva visto Angiolini, poi bellissima anche la parata di Fasanelli. Ma difesa pessima, non puoi permettere che passi un pallone del genere. A Fasanelli ha dovuto davvero mettere una toppa, un errore abbastanza grossolano. Poi però la ripartenza veloce è neutralizzata da Angiolini che blocca la sfera con una bella giocata difensiva. Ora entra Leonardo Palmiro Boggia, numero 9 della Junior, come alla destra, approcci anche per Sperti che ha disputato un'ottima gara quest'oggi nella palestra Zizzi. Angiolini, Franceschetti, Notarangelo, Jurstam, Angiolini, tutto da solo, c'è il fallo subito dal numero 7 della Junior, Jurstam che dopo qualche errore di troppo è sparito dai radar del tiro, che preferisce fare da regista limitandosi. Jurstam, Notarangelo. Beh, anche perché il risultato ormai. Sì, Boggia scarica, forse male, cioè, sicuramente male per Notarangelo. Nocelli, l'altra parte, scarico per Rajdokovic con Sibiglio che la tocca. Era quasi. 24-16, 4 al termine di una gara che ormai non ha più nulla da dire. Jurstam, Notarangelo. Angiolini, Jurstam. Bellissimo il passaggio per Franceschetti, bravissimo anche Fasanelli, bravissimo. Comunque, insomma, sì. Si è espresso in 2-3 parate, insomma, abbastanza importanti. Sì, questo gol è suo, oltre che di Rovatin, anzi di Visintin, che ha battuto Sibiglio. La rende meno grave, meno pesante il passivo il Trieste. È importante per lui restare sotto le 20 di subite, anche per dare una forte difesa. Andiamo Angiolini, forza la conclusione, trova il muro di Pernic. Bravo Pernic nella circostanza, poi Pinto rimette in gioco per Angiolini che serve a Jurstam. Jurstam annota Arangelo, anzi finta il passaggio, poi
toglie le ragnatele alle spalle del di Fasanelli. 25. L'effetto sonoro, tra l'altro, che, sì, che no, piace al pubblico, che indubbiamente aumenta, enfatizza la giocata di Jostam. Magari arriveremo a mettere anche i microfoni e le telecamere nel set per esaltare queste, questi gesti tecnici. E intanto time out tra le due panchine, stati d'animo sicuramente diversi. La differenza di 8 reti probabilmente non preoccupa, a 3 minuti dalla fine la Junior in un certo senso dimostra rassegnazione con questi ultimi 3 minuti, che probabilmente saranno più che altro utili per provare e sperimentare schemi da parte della squadra in maglia rossa, che rientra in campo per prima. Adesso anche gli azzurri, i biancoazzurri della Junior Fasano, con i giovanissimi Notarangelo e Boggia, che si scambiano, parlottano, scambiano le opinioni, probabilmente si staranno consultando su quel passaggio a pivot di Boggia poco fa, finito tra le mani dei giocatori del Trieste. E 3 minuti esatti peraltro, il cronometro si è fermato al 27-0-0, che partono adesso. Intanto Radojkovic, Stojanovic, Radojkovic, Rovatin, Bratkovic, Stojanovic, incrocia bene, 25-18 più 7 Junior. Notarangelo dall'altra parte, Pinto, ancora Notarangelo, Jostam, Angeloni, scambiano Boggia e Jostam, ora riceve Angeloni, Notarangelo cade a terra e poi sì, non è successo nulla. Raido 25-19, questo è giusto per le statistiche, insomma, al termine della partita. Antonio, uno sguardo diciamo alle prossime, sì, la Junior che attacca con Angeloni, che trova ancora una bella parata da parte di Fasanelli. Non era fortissimo il tiro, però Fasanelli chiude lo specchio. Sì, nelle prossime gare la Junior giocherà nuovamente tra le mura amiche qui con l'Appiano, proprio sabato prossimo alle 19. È un incontro importante per la Junior, perché poi si andrà in doppia trasferta in Alto Adige con Bolzano il 3 marzo, gara in cui il 5 marzo, gara in cui si potrebbe rivedere in campo proprio Gabriel De Santis, vedere in campo. E invece in trasferta altoatesina già ci andrà col Bressanone la prossima settimana. 25-20, rete di Visintini, anzi di Nocelli. E ora la Junior, che probabilmente può gestire l'ultimo attacco del match, a meno di cataclismi, in questi ultimi 40 secondi dell'incontro. Notarangelo forse un passaggio, un retropassaggio per dire, per Jostam, poi Boggia, Jostam, braccio alzato del passivo, Angeloni, Jostam deve tirare, mira bene quasi, però Fasanelli è reattivissimo. A questo punto ci possiamo chiedere come mai non ha giocato all'inizio Fasanelli. Fasanelli sicuramente grande prestazione, bella partita da parte sua, ottime parate davvero, ma probabilmente meno incisivo, perché è entrato in una fase di gara, intanto quel tiro pare di fuori, finisce anche il match. Diciamo, Fasanelli è entrato in una fase di gara in cui probabilmente ormai il risultato era destinato a finire, insomma, con una vittoria per la Junior, e quindi probabilmente risulterà meno eclatante, però direi un'ottima partita anche la sua. Sì, il campo della Junior, Antonio, per te? Per me oggi è esperti, diciamo, tra esperti e Pinto. Bene, e quindi finisce così, 25-20. Ci vediamo sabato, non manca molto. Tra una settimana, insomma, ancora qui dalla palestra Franco Zizzi. Un saluto da Vito Lamberti. Antonio La Tartara.